Stamattina ha parlato di un tema molto vero, molto delicato, che anche nel mio lavoro mi sono trovata, trovo spesso ad affrontare. Esiste un prima, che forse paradossalmente è più semplice. È più semplice perché, diciamo, siamo stati cresciuti da generazioni a subire il tipo di violenza domestica, in qualche modo riesci anche a gestirla. E c'è un dopo che è questo, che è il vuoto culturale. Innanzitutto è inutile che ci dire, c'è una sorta di discrimine sociale nei confronti della donna, moglie, madre che espone i suoi figli alla vergogna di un processo. C'è una società che continua a non offrire risposte concrete. Cioè, non è che dobbiamo andare molto lontano, basta andare in Francia, nel nostro ordine, tipo di gestione delle violenze familiari, non è un problema mondiale, viene affrontato immediatamente, cioè la donna che denuncia il marito sul padre violento, immediatamente dopo, in casa, l'assistenza psicologica che viene ancora a trovare la casa, un sussidio se non lavora, un lavoro. Per consentire di dire, cioè la parte del dopo è contestuale alla denuncia, cioè non c'è bisogno di aspettare il processo che si diventa passato giudicato per vedere di togliere qualche cosa. Ma soprattutto c'è questo atteggiamento sociale, io mi trovo una censura sociale, soprattutto si fa questa cosa gravissima di mandare in galera il padre dei propri figli, non sapete che fuori un mostro. Ma si parla del padre, può essere il nonno, può essere un zio, può essere, a me sono stati vicino in casa già violenti per stati suoi, comunque viene vista male, diciamo, spesso anche dalle famiglie di origine, spesso non c'è nemmeno tua madre e tuo padre che ti accolgono in casa quando tu hai denunciato il padre dei tuoi figli. E soprattutto non c'è nessuno, io ricordo una drammatica intervista fatta a Donne Maledette, dove c'era una donna che aveva raccontato la sua storia di moglie e madre di un pedofilo, che aveva diventato i suoi figli, che lei aveva denunciato perché erano i suoi figli, ma lei continuava ad avere con quel suo un rapporto di affetto, io l'ho perdonato, perché il padre dei miei figli, lei non aveva mai superato il punto di cui non era stato di suoi figli, era un'altra cosa, che aveva bisogno di cura, che aveva bisogno di assistenza, ma che non era più possibile ricostruire un nucleo familiare sano, perché era stato minato la legge. E io ricordo ancora il pianto di quella donna, perché non sapeva quale sono le conseguenze, quando lei lo vedeva mi faceva schifo. Però poi tutta la sua famiglia diceva, però poi quello è sempre il padre dei bambini. Perché erano i suoi stessi genitori che la introducevano, quindi quando una donna, moglie, madre, si trova a denunciare una violenza familiare, si trova molto spesso completamente sola, non ha nemmeno la madre al suo fianco, quasi sempre. Perché il marito invece ha una famiglia di origine, diciamo, normale, il problema viene risolto prima. Non sono passati molti anni da quando più una donna è stata uccisa, era fantastico, perché aveva lasciato un marito molto violento, il padre della difesa, il padre era stato arrestato, poi si era ucciso, poi alla scuola dei figli dove sapeva che andava a vedere i bambini, e l'ha ucciso di fuori, cioè stiamo parlando di ieri sostanzialmente, non di poco di mille anni fa. Eppure nel processo usciva ancora fuori che sì, ma lei non era una cattiva madre, perché poi dopo aveva lasciato il marito, perché poi dopo aveva trovato forse un altro compagno, perché tutto questo giustificava anche l'omicidio, potesse giustificare addirittura l'omicidio. Ecco, allora l'invito, quello che dovete venire da queste occasioni è una presa di coscienza collettiva, che prima ancora di puntare a spendere soldi magari per una bella
festa, dovrete pensare molto seriamente a uno sportello antiviolenza, non inteso come propaganda, ma come una serie di atti concreti che servono a dare supporto a persone, quelli che sono dall'altra parte. Non è la donna pericolosa e il bambino figlio di chissà chi, sono persone che hanno diritto, come previsto dalla Costituzione, alla massima tutela. Ed è il nostro dovere darlo, non si possono delegare, affidare, subappaltare al volontariato queste cose, perché con tutta la buona volontà, la situazione di volontariato, non si può risolvere un problema strutturale che è quello che viene dalla mancanza poi di strutture di supporto che ci sono intorno. Si può soffrire a tutto, anche ai soldi, ma non alla rete collettiva di protezione che ci deve essere, cioè un percorso agevolato per le scuole, perché un bambino che ha un padre violento, una donna che ha un marito arrestato per una ragione del genere, non può più arrivare in quel quartiere, deve andare via, ma c'è bisogno che ne si trovi una nuova casa, che non può essere se non per solo 15 giorni una casa loro, non una casa. Perché una famiglia nasce e cresce in una casa, che sia normale, normale. Quindi una visione delle politiche sociali che sia finalizzata alla normalità, non all'emergenza, perché purtroppo queste cose accadono, probabilmente accadranno sempre, non riusciremo a combattere il fenomeno, ma a trovare una cura al fenomeno sociale.